Dal 1912 i membri della Chiesa Avventista hanno dato il loro apporto alle missioni grazie all'offerta chiamata Tredicesimo Sabato. Nonostante solo una parte delle somme raccolte a favore delle missioni mondiali è destinata ai progetti indicati, l'eccedente del Tredicesimo Sabato ha fatto sì che tante persone fossero aiutate grazie a scuole, cliniche, luoghi di culto e altri progetti. Kazan è la terza città più grande della Russia e la prima in ambito sportivo. Questa città multietnica è patrimonio dell'UNESCO. Essa è famosa perché musulmani e cristiani vivono insieme pacificamente. È una regione in cui sono state costruite bellissime moschee e ci sono circa 55 edifici magnifici. Uno di questi è Kul Sharif, situato all'interno delle mura del Cremlino. Le persone che vivono lì sono abituate a simili grandiosità. Esse però vedono la differenza quando entrano all'interno di una chiesa cristiana avventista. I membri di questa semplice chiesa vengono da lontano e quando arrivano sono accolti da un ambiente caloroso e cordiale. Insieme cantano inni per lodare Dio e trascorrono molto tempo in gruppi. Ascoltano musica corale e pregano insieme. Anche i bambini hanno uno spazio per loro per imparare le importanti lezioni che insegna la Bibbia. Nonostante ci sia solo un tavolo in quella stanza, hanno la possibilità di interagire tra di loro. Ci sono stanze per tutte le età in questa comunità avventista. Oggi Albina è venuta in chiesa, invitata dal suo amico Timur. Timur è convinto che la Bibbia indichi il modello per le nostre esistenze. Credo che le persone si rendano conto della differenza. La maggior parte delle persone fumano e bevono e fanno altre cose. Così, quando si sono accorti che ho uno stile di vita diverso, hanno cominciato a chiedermi il perché di questa diversità. Hanno posto domande sulla Chiesa e questo ha fatto la differenza nella mia vita. L'atteggiamento di Timur ha suscitato l'interesse di Albina, che cercava risposte. Mi piace frequentare questa chiesa perché amo cantare e pregare. In più ci sono tante persone gentili e simpatiche. Albina ha scelto di continuare a frequentare la chiesa e ha già chiesto di essere battezzata. L'attività missionaria della comunità le fa sperimentare una notevole crescita, ma immediatamente nascono anche altre sfide. Come potete vedere, ci sono tante persone in questa sala. Alcuni stanno seduti fuori. Quando invitiamo nuove persone a studiare la Bibbia, dobbiamo farlo qui in questa stanza disordinata. Per questo abbiamo bisogno di un nuovo edificio. Naturalmente, facciamo un lavoro missionario distribuendo libri e invitando le persone, ma abbiamo anche bisogno di fare un lavoro all'interno della nostra comunità. L'appartamento in affitto che usano è una delle tre chiese della città. Siccome due di questi locali di culto sono in affitto, non c'è garanzia che possano continuare a usare quegli spazi. In risposta a queste sfide, i pastori hanno acquistato un terreno in una posizione privilegiata. Abbiamo scelto questo posto perché c'è la metro. In più c'è una fermata dell'autobus e una stazione dei treni. Stiamo pianificando di costruire una chiesa nei pressi per svolgere dei programmi evangelistici e sociali. I membri pregano affinché si possano trovare i fondi per costruire un nuovo edificio. Hanno dei grandi piani per il nuovo locale di culto. Questo sarà anche un centro di speranza con tante iniziative collegate al quartiere. Pregate anche voi affinché Dio possa benedire questa chiesa, fisicamente e spiritualmente.